bentornati in questa quarta puntata di Pisa TV. Stiamo per avvicinarci alla sfida contro il Trapani all'Arena Garibaldi. Il Pisa torna quindi finalmente a casa dopo due trasferte consecutive a Chiavari e a Trieste. Andiamo quindi ad ascoltare le parole del mister nella conferenza pre-match. Buongiorno. No, i ragazzi sono consapevoli che sono tutte partite ravvicinate e che perciò c'è bisogno appunto di tutti i giocatori, perché non è pensabile giocare tante partite sempre con la stessa formazione. Sono tutti pronti, quelli che sono a disposizione per la partita di domani con il Trapani. E manca anche Belli, oltre agli altri nomi, e per il resto sono tutti a disposizione. Noi dobbiamo giocare con le nostre caratteristiche, che sono quelle di essere, a mio avviso, una squadra che dà densità, intensità, è organizzata ed è difficile da affrontare. Dobbiamo sfruttare queste nostre peculiarità. Sì, sì, sono molto soddisfatto perché si applica molto, è un giocatore che ha grandi colpi e che è entrato bene nella logica della nostra squadra. È un attaccante che può giostrare in tutte e due le soluzioni, secondo me, sia da trequartista che da punta. Ma noi dobbiamo giocare, come ho sempre detto, ogni partita per fare più punti che riusciamo a fare, meglio è, ma non, senza star a vedere troppo il discorso che riguarda la posizione della classifica. Dobbiamo essere concentrati unicamente sul discorso partita e cercare di fare risultati sempre. Ma noi dobbiamo fare i punti per mantenere la categoria, dopodiché si faranno tutte le valutazioni del caso. Di certo noi fino adesso abbiamo sempre giocato contro squadre, e sarà così anche nelle prossime partite, che si devono giocare qualcosa, e che perciò di certo quello che ci siamo conquistati fino adesso l'abbiamo meritato. No, noi giocheremo al massimo per cercare di vincere domani, e sapendo di affrontare una squadra che sta molto bene, e lo dicono i risultati degli ultimi mesi. Sono onesto, la munizione su Paolucci non me ne sono accorto neanch'io, e perciò evidentemente può capitare anche all'arbitro di aver così scambiato i due giocatori, però non credo nelle penalizzazioni e studiate a tavolino da parte delle terne o quaterne arbitrali. Sono cose che capitano, e l'augurio è che non capitino più a noi, ma ripeto, non ho di questi dubbi riguardo degli arbitri, nel senso che fischiano quello che vedono. Ma diamo ora uno sguardo alla classifica dopo la partita contro la Virtus Entella. Al momento il Pisa è al nono posto con 47 punti, mentre il Trapani è 18° con 35 punti, in piena corsa per non retrocedere. E con il servizio di Riccardo Silvestri andiamo a vedere come il Pisa arriva a questa sfida. Mancheranno tre pedine importanti nello scacchiere nerazzurro. Contro il Trapani, avversario di turno nel Friday Night dell'Arena, il tecnico Luca D'Angelo non potrà infatti contare sugli infortunati Gaetano Masucci e Francesco Belli, entrambi ancora ai box per i problemi fisici rimediati nei giorni scorsi. A loro si è unito in settimana anche Danilo Soddimo, appiedato per un turno dal giudice sportivo dopo il cartellino giallo rimediato nella trasferta di Chiavari. In questa settimana lo staff tecnico pisano ha dunque studiato tutte le possibili soluzioni ancora sul tavolo, potendo comunque contare su un ottimo ventaglio di opportunità. Il Pisa arriva insomma alla penultima sfida casalinga della stagione regolare con le armi giuste e con la voglia di conquistare in fretta gli ultimi punti necessari per staccare il pass salvezza. Come sempre in occasione delle gare in notturna, il Pisa dopo la rifinitura della vigilia tornerà in campo anche al mattino per una seduta tutta incentrata sui calci piazzati e sugli aspetti tattici. Poi inizierà la lunga attesa, con la partenza dal ritiro per l'Arena prevista intorno alle ore 19. E non ci resta che aspettare l'attesissimo match Pisa-Trapani. Io come sempre vi esorto a continuare a seguirci sui nostri canali social ufficiali e su Pisa TV, in onda sul canale YouTube del Pisa Sporting Club. Alla prossima!